Amiche ed amici, ben ritrovati con Eboli in pillole dosaggio settimanale. In una discarica di inerti che era già cava nelle immediate prossimità dell'autostrada A3 sono stati scoperti rifiuti speciali, quelli tossici e pericolosi per la salute, per intenderci. La scoperta è stata effettuata ad Eboli dalla Guardia Costiera di Salerno e dalle Guardie Ambientali del WWF. L'area interessata è di 20.000 metri quadri, si estende su un fronte di circa 400 metri e per una profondità di 30 metri, angosciante. Su di essa sono già state costruite piste carrabili, piazzole e terrazzamenti. Sono stati posti i sigilli. È dovuta venire la Guardia Costiera di Salerno per prendere provvedimenti. Liberati i 14 infermieri in ostaggio della CISL dell'ospedale di Battipaglia. Finalmente sono arrivati ad Eboli e potranno riaprire i reparti di urologia ed oculistica con i nuovi organici. Sarebbe il risultato della mediazione della UIL, mentre la CISL rimaneva su posizioni intransigenti. Lo sblocco della situazione dell'ospedale di Eboli prevede in automatico le dimissioni del commissario straordinario Spinelli. Al suo posto subentrerà Rocco Calabrese, che dirigerà i nosocomi di Eboli e di Battipaglia. Tutto sembra concludersi per il meglio nonostante i gufi della politica. E a proposito di Pietro Spinelli, il 25 aprile, oltre che a vomitare, mi viene anche da cagare. Concerto del 1° maggio, la solita accozzaglia di comunisti puzzolenti. Sembra così che l'ex commissario dell'ospedale di Eboli, Pietro Spinelli, abbia lasciato il suo testamento spirituale postando queste affermazioni su Facebook. Inutile dire che queste parole sono state un invito a cena per chi di antifascismo ancora ci camba, oggi si ricopre le nudità, indignati la CGIL ed il sindaco di Eboli, avvocato Martino Melchionda. Ritirate le dimissioni di Sergio Antonini, l'amministratore unico della Multiservizi. Il sindaco gli ha rinnovato la fiducia rassicurandolo sul futuro giudiziale della società. Intanto l'amministratore unico si trova a fronteggiare un nuovo problema, un batterio o un virus nel palasele che ha contagiato molti dipendenti della Multiservizi, alcuni dei quali sono in malattia da un mese, mettendo in difficoltà quelli che restano eroicamente al lavoro, affrontando con coraggio il male oscuro. Il palasele ha bisogno di una bonifica, da virus e batteri o da dipendenti fannulloni? Si saprà alla prossima puntata. E si è tenuto un incontro tra ristoratori ed amministratori comunali sull'organizzazione della movida per l'estate prossima. Tra le due rappresentanze c'è un accordo circa l'orario di chiusura degli eventi estivi all'1 anziché a mezzanotte, ma manca ancora il parere della Confcommercio e della Confesercenti. Nessuna multa a chi contravverrà alle regole se non il divieto di tenere altri eventi musicali all'aperto. Obbligo agli esercenti di ripulire immediatamente il suolo pubblico dopo gli spettacoli. Resta qualche particolare da definire circa la vigilanza ed il protrarsi dei turni delle guardie municipali oltre le 21. Partirà a breve un questionario che verrà distribuito ai commercianti di Eboli. Gli esercenti potranno portare avanti proposte per il rilancio del settore in forma anonima. Essi verranno raccolti ed elaborati dall'associazione Ascolto Cittadino. Concessa una nuova rateizzazione con dilazione dei pagamenti per l'acquisto di case del comune. Il beneficio è stato accordato per 56 bisognosi che ne avevano fatto richiesta. La cronaca adesso, forse
avrà presto un volto almeno uno dei ladri che sta piagando la città. Una coppia si ritirava a casa tra il viale Amendola e via Gonzaga quando si è vista di fronte un ragazzo che portava a braccio il loro computer e stava fuggendo via. Hanno subito dato l'allarme ed il mariuolo è fuggito lasciando a terra la refurtiva. I carabinieri stanno lavorando per buttare giù il suo identikit. Pizzicati 42 ladri di energia elettrica nella marina di Eboli, usufruivano della corrente per le loro villette ed alloggi per il weekend. Dopo le denunce del comitato di quartiere, la pacchia però è finita ed i furbi verranno accusati di truffa aggravata. A condurre l'inchiesta i carabinieri di Santa Cecilia. Tutto è partito dal 24 aprile scorso quando veniva arrestato il gestore del camping Miceli in mora con l'Enel dal 2011. Ospitava romeni e gli somministrava l'energia elettrica attraverso una rete abusiva chiedendo loro puntuali compensi. Spese. E chiudiamo con lo sport. Inizia domani alle 9.30 presso il Palasede un quadrangolare di calcio a 5 per festeggiare i 10 anni dalla fondazione della società sportiva Feldi Eboli. Scenderanno in campo i comici di Made in Sud contro la squadra vincitrice della Coppa Italia di calcio a 5, la Salernitana Femminile. È tutto per questa edizione. Mando i saluti di tutta la redazione di Eboli in Pillole ed un cordiale saluto e arrivederci da Luciano Bruno. Thank you.